Ma salve, buon Godo Day! Raffreddato e con una possibile influenza, mannaggia il Godo Day! Ragazzi, nonostante la mia voce che sta lentamente abbandonando il mio corpo godoso incredibile, vi dico benvenuti in un video super speciale, ragazzi. Il video con il scritto in caratteri maiuscoli, giganti e godosi, perché oggi, ragazzi belli, è il video dove festeggeremo il secondo anniversario di questo godoso canale. Mi stavo quasi per strozzare con la caramellina della gola, incredibile! Nonostante questi acciacchi sus, ragazzi, cercherò di fare un video veramente godoso dove parleremo di come è andato quest'anno incredibile tra super alti e qualche minuscolo basso che però ci stanno. Vi racconterò un pochino come è andato il mio rapporto con questo ufficio godoso in questo anno incredibile. Oltre a questo, ovviamente parleremo anche di progetti futuri per il prossimo anno incredibili, serie nuove, cose incredibili. Insomma, ragazzi, un vlogone pieno di godimento dove parleremo di tante cose belle e faremo pure i festeggiamenti a questo godoso canale per il suo secondo anno incredibile. E vi racconterò alcune chicche rispetto all'anno scorso che mi fanno già pensare quanto nel mio piccolo, 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 però ci sia stata un'evoluzione godosa, pazzesca, assurda. Va bene, amici? E un'altra piccola chicca è un anno che io ho iniziato a fare questa sigla pazzesca e assurda con questo movimento godoversico pazzesco e assurdo, quindi festeggia un anno anche la sigla. E purtroppo questa è una cosa che non sono riuscito a fare, incredibile. Volevo fare anche una sigla e una ending dei video nuova. Purtroppo, ragazzi, i mezzi sono quello che sono, quindi farne un'altra che è low budget come queste due qui non aveva molto senso, ragazzi. Quindi ci terremo la nostra adorata sigla e la nostra adorata ending per il tempo a venire. Ragazzi, sigla e si parte. Ragazzi, eccoci qua nella nostra meravigliosa scrivania godosa che ho pulito con amore e godo, perché anche lei poi la ci accompagna da un anno, ragazzi. Incredibile! Ovviamente ci accompagnerà il copione sus dell'anniversario. Incredibile, ragazzi, perché devo dire un sacco di cose. E se devio per un'altra strada, ragazzi, verrà un video di 2 ore. Partiamo dal primo punto godoso, ragazzi. Com'è stato vivere in un ufficio godoversico incredibile? Stare in questo ufficio, ragazzi, per questo anno è stato incredibile, ragazzi. Se penso all'anno scorso, quando io registrai il video trailer, il video del compleanno dell'anno scorso e il video di programmazione del canale, ragazzi, quelli sono stati assolutamente i primi 3 video che ho girato in questo ufficio qua, e io ero terrorizzato. Non si vedeva, ma io ero terrorizzato, perché io fino alle volte prima c'ero stato un po' con mio padre, che mi ha aiutato a montare le cosine, però quelli erano in assoluto i primi video che ho girato venendo da solo qui, cercando di organizzare tutto da solo, col terrore che magari mi scordavo di chiudere cose, sus, incredibile. Insomma, non sto scherzando, ragazzi, ci ho passato, penso, giornate veramente incredibili in questo ufficio. Ci ho passato Pasqua, ci ho passato una Befana, ci ho passato il mio compleanno, qui l'ho passato, ci ho passato Halloween. Vediamo se ci passo pure questo Natale qui, ragazzi, poi letteralmente è casa mia, è diventato questo ufficio incredibile ed è bellissimo, ragazzi, io lo adoro questo ufficetto, sono veramente contento. Vorrei avere quei soldini in più da investirci per magari dargli una pulita in più ogni tanto. Ci sono lavoretti sus, ad esempio mi ci sono fulminate le luci, che ormai sapete, le famose luci della grotta sus, che avete visto nel video del King, me ne sono fulminate tipo 3-4 e me ne era rimasta solo una, che era proprio quella che mi sparava addosso, e con quella sono riuscito a registrare il video del King che avete visto la settimana scorsa, no? L'unico danno è stato l'acqua, sì, me lo ricordo bene, è stato l'acqua, perché il bagno di questo ufficio forse è l'unica pecca strutturale, perché diciamo che è il classico bagno che è stato costruito dove tecnicamente non dovrebbe esserci un bagno sus. E me lo ricordo ancora, la prima volta che mi si è rotto era durante la blind run di Poppy Pill Time capitolo 3, che se ve la riguardate bene ci sono alcuni episodi in cui io inizio l'introduzione dicendo che ho il bagno allagato, e poi mi si è rirotto quest'estate, fine luglio, primi di agosto, che infatti l'idraulico stava per andare a ferie e è riuscito ad aggiustarmelo, incredibile. Internet mi ha funzionato benissimo, forse la cosa che mi è andata meglio, ed era la cosa che mi preoccupava di più, il modem incredibile di internet. Invece, ringraziando il godo, andò benissimo, a parte ovviamente le classiche giornate che piove e mi salta la luce, momenti in cui la linea decide di morire, incredibile, però ripeto, ha funzionato quasi meglio qui che a casa mia. Quindi internet, GG, sono riuscito ad avere finalmente il numero telefonico dell'ufficio, corrente e luce, ripeto, a parte quelle volte in cui salta che piove, direi GG. L'unico problema appunto è stata l'acqua, però abbiamo risolto pure quello. Il condizionatore, che per me è essenziale, ragazzi, perché voi non lo vedete, ma lui è il mio compagno di mille avventure, perché d'inverno grazie a lui mi riscaldo incredibile. Avrei anche una piccola stufetta sus, però lui diciamo che è incredibile, e tra l'altro lui è nuovissimo, cioè quando sono arrivato in questo ufficio loro l'avevano appena cambiato. Poi questo
questo qui, il mio vecchio computer mi ha dato parecchi problemi quest'anno, ma adesso sembra funzionare dopo che l'ho fatto riparare 3 volte, incredibile. Era abbastanza sporco, ma gli ho dato una bella pulita l'anno scorso quando ho iniziato. E poi quest'estate c'è stato un momento di famiglia bellissimo dove sono venuti i miei a portarmi alcune cose nell'ufficio, incredibile, e abbiamo passato tutta la giornata a pulire l'ufficio. Quei momenti di famiglia bellissimi, e poi abbiamo mangiato fuori in un ristorantino sus qui vicino. È stato molto bello, un momento che mi ricorderò nella carriera di questo ufficio godoso. E ringraziando il godo, ripeto, c'è anche tanto spazio dove tenere gli scatoloni, che appunto ce ne sono parecchi nelle retrovie dell'ufficio, incredibile. E da questo punto sus, che quindi gli darei su 5 stelle, 7 stelle, perché ripeto, è stato parte dell'evoluzione più importante di questo canale, ragazzi, poter venire qui il giorno, registrare, me ne torno a casa tranquillo. Però so che il Godoverse ha un ambiente dove poter crescere piano piano, ragazzi, ripeto. I primi tempi io ci venivo tipo 2 volte, adesso ci vengo anche 4 volte a settimana. Per me ci potrei venire pure tutti i giorni, ragazzi, però capite che ho anche altre cose. Oltre a poter venire qua, incredibile, anzi che ripeto, riesco a venirci tutte queste volte, incredibile. Poi ci sto anche molto più tempo, prima era una toccata e fuga, adesso ci sto proprio dalla mattina fino alla sera, quindi insomma, capite? Ricordate le mie parole, Godoverse, che finirà che un giorno mi compro un sacco a pelo. Quando ci sarà qualche gioco assurdo che voglio registrarmelo tipo tutto in una volta sola, dormo proprio qui in ufficio e mi registro tipo 20 episodi di quella serie. Lo volevo fare su Elden Ring quest'estate, per un pelo non ci sono riuscito, perché non sono riuscito a trovare un sacco a pelo, però l'avrei fatto, l'avrei fatto su Shadow of the Erdtree. Da questo punto passiamo al secondo punto, che è: come stai tu, incredibile Joel Versico pazzesco e assurdo, ragazzi? E giustamente ne approfitto per tutte le persone che sono arrivate in questo canale godoso. Il mio nickname ufficiale è Joel, incredibile, per gli amici Joel Verse, perché sennò Godoverse, c'è sempre qualcosa Verse che rende il nome un pochino più spicy. E come sto, ragazzi? E ringraziando il godo sto bene, a parte oggi appunto che, ripeto, sto un po' acciaccato sus, però quest'anno è stato wow, incredibile. L'anno scorso stavo ancora facendo il mio percorso di dimagrimento, che tra l'altro ne approfitto, se ne volete sapere di più c'è questo meraviglioso video che penso sia uno dei più bei video che ho fatto quest'anno. Adoro questo video, è uscito il giorno del mio compleanno, ve lo metto qui se vi va di andare a vedere, dove parlo più nello specifico del mio cambiamento fisico, dell'importanza che ha avuto il Godoverse, l'ufficio e tutto quanto nel mio cambiamento di vita incredibile. Vi lascio tutto quanto là. L'anno scorso appunto avevo appena iniziato il mio percorso di dimagrimento, che poi ringraziando il godo è andato avanti bene, ho perso più di 25 kg, sono arrivato praticamente quasi a 83 kg per quest'estate. Adesso da settembre ho iniziato la mia fase di massa, sono tornato a 90 kg. Non si vede mai nella vita, ragazzi, ma vi giuro che mi sto ingrossando in maniera incredibile. Non intendo a livelli assurdi, magari ci arriverò a quei livelli assurdi, ho intenzione di diventare bello massiccio e godoso, però per essere la mia prima fase di massa, per uno che fino all'anno scorso non ha mai fatto palestra, incredibile, ragazzi, ero in condizioni pietose. Vedermi adesso allo specchio, come dire, me coglioni, me lo dico da solo, perché insomma c'è stata un'evoluzione sus. Devo prendere ancora 5 kg e poi, ragazzi, proverò a fare una definizione più spicy, dimagrendo un po' di più, e speriamo che tutti questi muscoli che sto mettendo in massa si vedano di più per l'estate prossima. Il senso è quello, incredibile. E poi si arriva in massa e si cala e scende, ragazzi, è un continuo fin quando non divento godoversamente incredibile. A livello di cose extra stanno procedendo tutte quante bene, la mia carriera universitaria sta lentamente procedendo dopo l'abisso che è stato il periodo del Covid e la mia sus non vitalità degli scorsi anni, incredibile. Quindi sono contento che ho creato una costellazione di godimento che unisce Godoverse, che unisce università, che unisce palestra, che riesce a portarmi soddisfazioni nella mia vita quotidiana, incredibile. E rivedendomi il video dell'anno scorso, voglio dire una cosa che vi farà abbastanza ridere. L'anno scorso, quando ho fatto il video del primo anniversario del canale, io dissi questa frase qua: prossima settimana vi faccio uscire almeno 2 video. Quando ho sentito quella frase, ragazzi, mi sono messo a ridere come un matto, e mi sono messo a ridere come un matto, ragazzi, perché l'anno scorso, ed effettivamente era vero, io dovevo ancora finire di montare il computer, non avevo neanche iniziato a fare i gameplay, no? Quindi per me far uscire 2 video sembrava, se no, mamma mia, sono troppo forte. E pensare che in un solo anno io sono riuscito a fare una streak di 7 giorni con 7 video e 7 shorts, che sono praticamente 14 contenuti a settimana, quindi 2 al giorno, mi sembra di essere diventato una fabbrica di godimento che sforno video incredibili. E con questa cosa mi allaccio anche al terzo punto incredibile, cioè il fatto di quanto il canale in un solo anno sia pom stonksato in maniera incredibile, ragazzi. L'anno scorso, quando io registrai il video dell'anniversario del canale, eravamo in 26, meno di 30 persone, adesso siamo quasi 400 in questo piccolo e godoso canale, ragazzi. E ne voglio approfittare a ringraziare tutte le persone che hanno cliccato iscriviti a questo canale incredibile, perché magari ci hanno visto quella scintilla di godimento che spero abbia portato anche godo in tutte le vostre godose vite incredibili, ragazzi. E io lo apprezzo, incredibile.
ragazzi. Un solo click è un sostegno già incredibile a questo canale, incredibile a questo piccolo progetto che io veramente, ripeto, ci sto investendo qualsiasi cosa, ragazzi, sia a livello finanziario, sia a livello di vita. Perché se all'inizio ammetto che dormire quelle 2 ore a notte mi stava facendo diventare una poltiglia non godosa, ragazzi, ormai sono arrivato a quel livello in cui, anche se dormo poco, l'adrenalina mi sale talmente tanto come se mi fossi bevuto 8 caffè. Ma in realtà io ne bevo pochissimi di caffè rispetto a prima. Quindi, ragazzi, il mio organismo sta cambiando incredibile, faccio orari che non sono umani. Poi ovviamente capitano quelle giornate in cui, ragazzi, sono morto letteralmente a letto e devo dormire quelle 8 ore perché altrimenti il giorno dopo manco mi alzo, sai, no, quella settimana magari escono 5 video e 5 shorts invece che 7 e 7. Però quando posso, ragazzi, cercherò sempre di far uscire un video e uno shorts al giorno sul canale incredibile, cosa che infatti l'anno scorso non facevo, perché fino all'anno scorso usciva sempre un video ma non facevo uscire mai shorts su YouTube. E in questo devo ringraziare, perché gli shorts sono stati un contenuto importantissimo per il canale, ragazzi, perché mi ha portato una marea di visualizzazioni, mi ha portato una marea di mi piace, molti mi hanno cominciato a conoscere dagli shorts su YouTube, ragazzi, e di questo sono molto contento, perché soprattutto tutta la gente che è arrivata, soprattutto negli ultimi 2 mesi, che è arrivata parecchia gente, sono contento che poi abbia iniziato a vedere anche, oltre ai gameplay, a vedere anche tutte le altre serie, che possono essere gli episodi di 4 carte di Godo, gli special con queste creature stravaganti e incredibili. Un grazie da parte mia e da parte loro, che sono dietro la telecamera, voi non li potete vedere, ma sono pronti a divorare quelle 2 tortine, perché sanno che io devo ancora mangiare, quindi non me le posso mangiare prima di pranzo, perché altrimenti mi rovino il pranzo, e loro me ne mangeranno, incredibile. Allora, ripeto, sono stati praticamente solo top, ve ne ho parlato fino adesso, e pochissimi flop. Però, giustamente, io voglio anche parlare di quei pochissimi flop che ci sono stati, perché magari ho l'occasione di migliorarli per il prossimo anno, incredibile. E partiamo da quello che per me è stato il flop più grande nei confronti del progetto Godoverse incredibile, e nello specifico intendo la tematica social. Che vuol dire la tematica social, ragazzi? Io l'anno scorso, oltre appunto YouTube, ho poi aperto la pagina Instagram e la pagina TikTok. Anzi, ne approfitto, ragazzi, prima di tornare al discorso, di ringraziare tutti quelli che mi seguono e che mi hanno seguito in questo anno, sia su Instagram che su TikTok. Se volete sostenermi anche là, link in descrizione, incredibile, per seguirmi su questi social stravaganti. E quando intendo flop nei confronti del livello social, cioè proprio nello specifico di Instagram e TikTok, è che non sono riuscito a trovare un'impronta godoversica nei loro confronti. Mi spiego meglio. Su YouTube adesso, dopo un anno, ho trovato un equilibrio. Su Instagram e TikTok non ci sono riuscito, e tuttora io non l'ho ancora trovato. Io su Instagram e TikTok ricarico gli shorts che metto su YouTube, però io non vorrei solo quello. Nella mia ottica c'era fare dei contenuti simpatici sia per TikTok che per Instagram, che si collega ovviamente ai video che metto su YouTube. Non ci sono riuscito a fare questa cosa, ragazzi, perché tuttora mi manca la scintilla che mi faccia fare questa cosa su questi due social, ragazzi. Quindi per adesso sto facendo dei ricaricamenti su TikTok e su Instagram, anche mettendo ogni tanto qualche foto. Anzi, su tutti i due social ho anche levato alcuni post vecchissimi, ragazzi, che insomma non servivano più da tenere su queste piattaforme incredibili, quindi gli ho cercato di dare anche una piccola pulizia. Il flop nei confronti di questi social è stato che, ripeto, su YouTube ho trovato un equilibrio e ho avuto anche un grosso affetto da parte vostra. Su Instagram e TikTok di meno, perché appunto non sono neanche riuscito a creare un legame con il pubblico di TikTok e di Instagram. Ho in mente delle idee, ragazzi, però ripeto, non sono riuscito a trovare uno spazio ancora nei confronti di TikTok e Instagram, ragazzi. Io praticamente ho smesso di postare su tutti i due social per più di 1 mese e mezzo, concentrandomi solo su YouTube, e ne è valsa assolutamente la pena. Però ora sto cercando di ricaricare così neanche su tutte e due loro. Vedremo se magari il prossimo anno potrebbero esserci dei cambiamenti sus. E il secondo, che forse per me a livello peso personale è stato forse più grave di quello dei social, però allo stesso tempo ci si collega, è la questione promozione. Questo, ripeto, vale per la maggior parte dei social, YouTube, Instagram, TikTok. Con promozione intende che tu puoi mettere una cifra in soldi e l'applicazione, in questo caso il social, fa in modo tale che prende il tuo contenuto e lo mostra a un pubblico più grande. È un modo per avere più visualizzazioni prima e cercare di farti un pubblico più grande prima. Il mio flop è stato, se io probabilmente mi fossi promosso di più sia su Instagram, sia su TikTok, sia su YouTube, probabilmente avrei certo raggiunto risultati ancora più grandi. Però è anche vero che, da una parte, a livello economico, se avessi aggiunto pure quella spesa lì di fare ogni video una promozione, non ci sarei mai riuscito, ragazzi. Probabilmente se io l'avessi fatto più spesso, anche su YouTube, sono abbastanza convinto che non si sarebbe creata questa piccola community godoversica che invece si è creata in maniera assolutamente free to play, concedetemi di dirlo, su YouTube, di cui vado molto fiero, ragazzi. Per fare il meme di Thanos, no, è tutto in perfetto equilibrio. Questo ce l'ho messo anche per il meme. Sono i gameplay. Mi direte, ma come i gameplay? Scusa, hai parlato benissimo dei gameplay fino a un attimo fa, ragazzi. Sì, forse ho esagerato quei gameplay. Cioè, quando l'anno scorso volevo proporre i gameplay sul canale, nella mia mente io avevo in mente di fare tipo
4 serie forse in un anno. Quante ne ho fatte, ragazzi? Forse ne ho portate tipo 12-13, quindi sono andato ben oltre. Però adesso l'idea che lo posso fare, capite che mi rende super godoso a me, super energetico a farli. Sono contento che a voi vi piacciono, quindi ragazzi, sicuramente i gameplay rimarranno. Magari ci saranno periodi in cui rallenteranno un attimo per fare in modo tale che anche le altre serie possano emergere. Però ho fatto anche troppi gameplay, mamma mia. Questo Zoel godoversico che dorme poco ma sforna gameplay quotidianamente, ragazzi. Incredibile. E adesso, ragazzi, prima della torta vi racconto qualche aggiornamento delle serie che stanno andando sul canale, che magari porterò, insomma, cose simpatiche, incredibili. Nel 2025, almeno adesso come adesso, non vorrei iniziare altre serie. Ovviamente non c'entrano i gameplay, quelli sono un fiume che corre, ragazzi, quindi gameplay, ci saranno serie nuove e ne parleremo tra poco. Questa frase riguarda altre serie nuove, perché avete visto che adesso finalmente sono riuscito a fare il primo episodio della serie del King e della serie del nonno, e io vorrei cercare di portare più video appunto anche di quelle serie lì. Quindi adesso come adesso, a quando sto registrando questo video incredibile, cioè il 20 novembre del 2024, non mi vengono in mente altre serie nuove. Le quattro chiacchiere di Godo rimarranno incredibili su questo godoso canale, ragazzi, che sono il format dove io praticamente chiacchiero con loro quando gli va, con i loro bellissimi costumi, gli argomenti spicy, ragazzi, che possono essere la tematica del wrestling, perché sinceramente è l'unico sport che seguo quotidianamente da quando sono ragazzino. Io adoro il wrestling, quindi quando ci sono i pay per view da WWE, quello è proprio l'episodio classico che ci sarà sempre, incredibile. Vorrei portare appunto anche altro oltre al wrestling, e proprio del fatto del wrestling mi allaccio a una cosa che mi sono annotato, cioè il fatto che mi sarebbe piaciuto anche portare video di quattro chiacchiere di Godo su eventi non solo WWE, che possono essere AEW, sai, no, New Japan, Ring of Honor, però poi ho pensato che sarebbe diventato un format solo sul wrestling praticamente. Quindi l'unica cosa che potrei fare, visto che ultimamente i shorts sul wrestling sono andati molto bene, potrei fare dei shorts originali dove parlo magari dei risultati di New Japan, AEW, cose sus, incredibili, e ci faccio solo lo shorts. Oltre a wrestling, è una serie dove si parla di serie TV, film, anime, manga, videogiochi, eventi che riguardano i videogiochi. Quest'anno sono riuscito a fare un pochino di tutto questo. Ho parlato di Summer Game Fest, ho parlato del manga di Debbie, non ho parlato di anime. Sì, effettivamente volevo fare almeno 4 chiacchiere di cose su un anime, non ci sono riuscito. Ovviamente mi piacerebbe portare addirittura 2 episodi a settimana, ma quello proprio, ragazzi, è il futuro, quando magari avrò collaboratori sul che mi aiutano. Questa è una serie che sicuramente mi diverte tantissimo fare. Comunque sicuramente in futuro vedrete un episodio di 4 chiacchiere di Godo sul carosello. Questo me l'era appuntato perché volevo farla ad Halloween, poi alla fine ho optato per Coca in Orso, ma sicuramente farò un episodio di 4 chiacchiere di Godo sulla trilogia di film A Quiet Place, se no avete presente, con quei mostri sus che non devi far rumore. Invece forse, se ci riesco, prima di Natale vorrei fare un 4 chiacchiere di Godo sulla serie di Vince McMahon. Parlo di tematiche veramente forti, e Vince McMahon è uno dei personaggi più sus di tutto il mondo del wrestling, quindi sicuramente mi piacerebbe appunto farla. E questo, ragazzi, è 4 chiacchiere di Godo. GG. Poi, per quanto riguarda i Godoverse Original Lore and Story, che sono i video dove io e questi personaggi stravaganti sopravviviamo a mille avventure che vanno da nemici incredibili a combattimenti assurdi a match del wrestling, perché pure loro sono fissati, con titoli in palio incredibili, sicuramente quest'anno sono riuscito a farne uscire qualcuno. Avrei voluto far uscire di più. Quelli sono video molto complessi, soprattutto da editare, ragazzi. Quando le cose succedono sono facili da riprendere, però poi da editare ci vuole sempre quel tocco magico incredibile. Anzi, ne approfitto a dire che sta per finire il Revenge Arc, ci sarà lo special finale e poi inizierà l'ultimo arco di quest'anno incredibile, che andrà per tutto Natale e finirà probabilmente dopo le festività natalizie, dove ci potrebbero essere dei personaggi sus nuovi. Quindi sì, ci sarà sicuramente lo special finale del Revenge Arc e lo special dove probabilmente si presenteranno questi personaggi nuovi, che sarà lo special di Natale. E spero di fare anche un 4 chiacchiere di Godo sul Gigante di Ferro, perché l'anno scorso l'ho fatto sulla Spada nella Roccia, quel video tra l'altro andò benissimo l'anno scorso, e spero di riuscire a farlo sul Gigante di Ferro, così almeno completo anche questa doppietta sus. 2025, preparatevi, perché ci saranno nuovi personaggi e spero non vogliano fare anche loro delle serie su questo canale, ragazzi, perché altrimenti divento matto. E ovviamente a fine anno, ragazzi, ci saranno i Godoverse TV Awards 2024. Lo scorso anno ce la siamo cantata e suonata da soli, quest'anno voterete anche voi, perché metterò tutti quanti le nomination nella parte community di YouTube e voi potrete votare e vedremo un po' chi vincerà un premio che devo comprare, perché non posso riciclare il premio dell'anno scorso, ragazzi, dovrò comprare anche un premietto nuovo. Poi arriviamo ai gameplay, ragazzi, incredibili. Qui ci sono un sacco di cose che voglio dirvi, a parte il fatto che sicuramente, se ci riesco, ragazzi, farò un video su Poppy Playtime dove ci rigioveremo tutto il capitolo 1 di Poppy Playtime, e sarà come festeggiare l'anniversario anche dei gameplay, perché la prima serie sul canale è stata Poppy Playtime, con ancora adesso il video più visto del canale che è proprio su quella serie.
serie lì, ci ritorneremo in quella fabbrica di giocattoli incredibile con il nostro Dorada Kiwagi e quindi magari succederanno cose divertenti e festeggeremo anche l'anniversario dei gameplay. Poi per quanto riguarda le serie, continueranno tutte le serie di adesso e soprattutto ce ne saranno altre, ragazzi, perché avete visto che i giochini horror vanno fortissimi. La serie di Minecraft continuerà incredibile, la serie di Stonmachia continuerà incredibile, quando uscirà il gioco porteremo tutto Stonmachia. Gli horror brevi, c'ho altri 6 episodi. La serie di Bendy, adesso c'è Boris e poi continuerà con Dark Revival e così via. Per quanto riguarda Shadow of the Earth, voi siete all'episodio 17, non mi ricordo se sto all'episodio 40 o oltre il 40, comunque sì, posso dirlo che ho finito Shadow of the Earth, l'ho adorato. Non voglio fare spoiler per tutti i ragazzi che stanno seguendo la run piano piano, però un commentino senza spoiler, anche se ormai saprete ovviamente tutto quanto di quella serie lì, l'hanno addirittura nominata ai Game Award, l'ho letto ieri. Guarda, per certi versi l'ho quasi più adorato di Elden Ring base, che è sbagliato perché Shadow of the Earth è parte di Elden Ring, però è talmente perfetto sotto il 90% dei punti di vista. Poi ovviamente ci sono quelle cosine che sono un pochino più sporche, tipo il boss finale, però a parte il boss finale che non capisco perché l'abbiano fatto così, ve lo dico sinceramente, forse la parte in cui mi sono commosso di più emotivamente è prima del boss finale. Però il boss finale in sé, ragazzi, quando l'ho visto credo di aver avuto una delle più belle reaction in la mia esperienza di Elden Ring, perché mi aspettavo tutt'altro e poi è arrivato lui. La prima fase è bellissima, la seconda fase, cioè, è bella ma allo stesso tempo forse è un po' esagerata, anche un pochino meno luci magari la prossima volta, eh? Però ci siamo capiti, le serie gacha continueranno, Zenezon Zero, Genshin e Wuthering Waves andranno sempre avanti, farò sempre uscire un video quando esce un personaggio nuovo, così che appunto le serie possono andare avanti lentamente. Project Playtime ogni tanto tornerà incredibile, so che lo adorate e spero che lo aggiornino, bella battuta che ho fatto, vabbè, speriamo che lo aggiornino incredibile. Per quanto riguarda serie nuove del 2025, ci sono tutte le seconde stagioni di tutti i giochi horror, da Dark Deception a Poppy Playtime, a Indigo Park, Joyville, che devo portare ancora la prima serie di Joyville, però spoiler, l'ho comprato, arriverà il prossimo anno, pure Finding Frankie, arriveranno tutti quanti questi giochi incredibili, poi magari inizieremo la serie di FNAF, faremo un altro sondaggino, insomma le serie horror andranno avanti. Per quanto riguarda i Souls-like, quando finirà Shadow of the Earth, che probabilmente finirà, se va avanti così, febbraio, incredibile, e voi mi state vedendo i video di settembre, pensate voi quanti ne ho registrati in poco tempo, mi sono divertito un mondo. Volevo portare Lies of P, perché Lies of P doveva essere la prima serie Souls-like sul canale e poi non l'ho mai portata, quindi sicuramente ci sarà Lies of P. Poi porterò Wukong e poi magari arriverà Stellar Blade su Steam, e poi avevo messo anche Hollow Knight, ma probabilmente per quando porterò Hollow Knight io sarà uscito Silksong, tanto per fare una battutina spicy. Vedremo, ragazzi, comunque i gameplay andranno avanti incredibile. L'anti-show, spero di riuscire a fare più episodi, quest'anno non ho fatti 2, sono un po' pochini, ne avrei voluti fare almeno 4, però ragazzi, ho fatto anche tanti gameplay, tanti special, insomma, che poi tanti show sarebbero anche episodi special, perché indirettamente succedono cose incredibili, no? Però, ci siamo capiti, le tematiche le scelgono loro, ragazzi, gli ospiti pure. Che vi devo fare, ragazzi? Io sono un povero cameraman. Per quanto riguarda la serie vintage con il nonno di papà Castoro, sicuramente porterò altri personaggi del carosello, perché ce ne sono alcuni che adoro. Ci sono alcune serie strane retro, di cui una me l'ha ricordata mio padre, che saluto, incredibile, che sicuramente porterò in quel format incredibile, ma anche piccole pubblicità, piccoli corti animati veramente old style, sicuramente li porterò con il nostro beneamato nonnino di papà Castoro. E per quanto riguarda la serie del King, ormai sapete che quella serie che vi sto proponendo è una versione super depotenziata di come doveva essere l'anno scorso, e io mi ricordo nel video dell'anno scorso vi raccontai, ah sì, iniziamo la serie del King, ah, gameplay, Fate Remnant, Fate Stay Night, mi sono riuscito a fare un cazzo, però questa versione depotenziata mi mette anche più a mio agio, perché in quell'altro modo nei mezzi miei è impossibile, ragazzi, non so come mi è potuto venire in mente di farla pompata al massimo, ma non ci sarei mai riuscito. Però sicuramente spero di riuscire a fare almeno il primo foglio di Mondo Project, dove almeno parliamo di Fate Stay Night, Fate Zero, Fate of Atarax e Lord Ermelloi, con tutti i personaggi, tutti i concetti e tutte le cose su. Ragazzi, spero di riuscirci, incredibile. Ovviamente mi accompagnerà il King, che ne sa più di me, io sono solo un povero adepto del King. Per quanto riguarda Sapore di Godo, volevo fare un video di Sapore di Godo prima di Natale, perché mi sono arrivate tramite fonti esterne dei biscottini francesi e delle cioccolatine francesi, quindi se riesco a comprare pure qualche patatina strana potrei fare un episodio dedicato così a qualche assaggino francese che vorrei fare prima di Natale, spero di riuscirci, le reaction ci saranno incredibile. Per quanto riguarda la tematica social, mi riallaccio a quello che ho detto prima, ragazzi, spero appunto di trovare un mio spazio sia su Instagram che su TikTok,
TikTok. Vi ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito quest'anno, nonostante appunto il fatto che non ho pubblicato per più di un mese. Pure qui dovrò fare una pulizia, come ho fatto su Instagram e TikTok, anche per quanto riguarda i link di YouTube, cose strane, perché principalmente voglio che rimanga solo YouTube, Instagram, TikTok e Ko-fi. Mi allaccio a quest'ultimo argomento. Ko-fi, io l'avevo aperta l'anno scorso, però anche Ko-fi, un po' come la serie del King, era una cosa che avevo pensato in un modo e poi non sono riuscito a farla. Per chi non lo sapesse, Ko-fi è questa piattaforma dove è possibile fare delle minuscole donazioni. Io avevo in mente di fare un sacco di cose simpatiche e poi non sono riuscito a fare, ragazzi, purtroppo. Però sappiate che ho in mente di fare un revamp per quanto riguarda la pagina Ko-fi. Così, se qualcuno di voi, ragazzi, vuole offrirmi un piccolo caffè virtuale, ragazzi, tutto quello che io ricevo sarà investito non al 100% sul canale, al 300% sul canale, ragazzi. La cosa che volevo fare l'anno scorso, che però non ci sono riuscito perché non mi ero neanche abituato all'ufficio, ragazzi, quindi capite che era il delirio, volevo fare in modo tale che ci siano dei piccoli reward per tutti coloro che vogliono offrirmi un piccolo caffè su Ko-fi. Incredibile, ho visto che si può fare una cosa tipo a livelli, quindi magari in base al livello del Ko-fi virtuale che viene donato ci sono dei piccoli reward che possono essere, piccolo spoilerino, una piccola clip con su se scheletro che magari vi salutano, oppure che potete fare una domanda a un personaggio del Godoverse e lui vi risponde con un video che penso si possa caricare su Ko-fi al diretto interessato. Un'altra cosa simpatica sarebbe che, dato che avete visto che mi piace fare disegnini e tutti i costumini a Sus e Scheletro, principalmente a loro due, perché sono le cavie migliori dove attaccarci le cose. Volendo, potrei fare un'opzione dove, in base alla donazione, magari un caffè e mezzo, due caffè, potete scegliere di, che ne so, vi piace My Hero Academia, la butto così. Volete vedere Sus e Scheletro come All Might e Deku? Io farò i costumini di All Might e Deku e magari ci fanno una mini clip inedita per l'interessato. Quindi, non lo so, queste minuscole idee ci sono, che le volevo fare l'anno scorso, ma non ci sono mai riuscito nella vita perché dovevo trovare un equilibrio con l'ufficio e tutto quanto. Ora che l'ho trovato, voglio provare a riproporre, ragazzi. Quindi fatemi sapere se queste cose vi possono far piacere. Adesso, ragazzi, direi che è il momento della torta, ragazzi. Ho parlato abbastanza, la mia gola sta andando proprio in un altro universo, ragazzi. Sta andando nel Godoverse. Meno male che avevo detto di parlare di meno, ragazzi. Oggi ho dato il mio meglio, come al solito. Batterò le mie mani magiche, incredibile, e vedrete una tortina godoversica proprio adesso, incredibile. Magia godoversica! Voilà, ma quanto è bella questa tortina, incredibile, per il secondo anniversario di Godoverse TV, incredibile. Come potete vedere, oltre ad avere una candelina molto colorata e simpatica, sono due. L'anno scorso era una, ogni anno io aumento con una tortina sopra, ragazzi. Quindi sono 2 anni e sono 2 tortine. Quando arriveremo magari a 10 anni, ragazzi, sarà un pancake di tortine, ragazzi. Quindi io prendo il mio beneamato strumento, che è lo stesso dell'anno scorso, tra l'altro, lo accendiamo. Grazie di avermi accompagnato in questo super anno godoversico. Spero che il 2025 sia un anno pieno di soddisfazioni, che ci siano ancora passi in avanti incredibili, ragazzi, perché questo piccolo progetto lo merita. È un progetto nato col cuore, con tanto cuore, con tanta fantasia, nonostante loro mi facciano arrabbiare molto spesso, ragazzi. Sono dei personaggi stravaganti, ma sono buoni, quindi meritano tutto l'affetto che hanno ricevuto in questo anno, ragazzi. Quindi vedremo cosa succederà il prossimo anno. Quindi io accendo questa candelina, ragazzi. Tanti auguri Godoverse TV, buon secondo anniversario. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo prossimamente con tantissimi gameplay e altri video stravaganti su questo godoso canale, il finale di questo Revenge Arc con un super combattimento e poi vedremo come sarà questo ultimo arco narrativo di questo 2024. Incredibile! Grazie ancora di tutto il sostegno e ci vediamo alla prossima.